Amici di BC Live, benvenuti oppure ben ritrovati sul nostro canale Unboxing 10x, 10 cose che non possono mancare quando andate in bicicletta in città. Bene, io sono Pietro Francese e in questo video vi andrò a presentare 10 prodotti che non possono mancare se utilizzate molto spesso la bicicletta in città. Io vado in bici in città praticamente da sempre, infatti non possiedo l'automobile e quindi ho imparato negli anni tutta una serie di trucchetti e soprattutto che cosa non deve mai mancare nella mia attrezzatura quando mi sposto per qualsiasi ragione in città. Il primo prodotto che vado a presentarvi ce l'ho sulle spalle ed è questo zaino dell'Amphibious che si chiama Atom. Lo utilizzo da diversi mesi e ha tutta una serie di caratteristiche che mi piacciono tantissimo e che lo rendono secondo me perfetto sia per quando fate bike to work, quindi per quando andate a lavoro in bicicletta, sia per trasportare qualsiasi cosa voi dobbiate utilizzare o che magari dovete portare da un punto A a un punto B in città. Mi piace moltissimo perché nonostante la leggerezza è impermeabile. La chiusura è qua in alto ed è quick proof, quindi semplicemente arrotolandolo come nelle borse bikepacking se le conoscete impedisce all'acqua di entrare ed è davvero molto efficace. L'ho provato anche sotto forti temporali e lui ha sempre retto. Dietro abbiamo uno schienale molto ben imbottito, molto comodo anche per fare tanti chilometri. Mi è capitato di dover andare fino a lavoro facendo anche 20 chilometri e non ho mai avuto problemi nel trasportarlo in spalla. Anche gli spalacci sono imbottiti e rinforzati e qua davanti abbiamo una doppia chiusura a clip che aiuta ad assicurare molto bene lo zaino quando ce lo abbiamo in spalla e questo fa risultare il tutto ancora più comodo. Ai lati abbiamo due comode retine elastiche e qua abbiamo una tasca molto interessante in grado di mantenere asciutto il contenuto con una chiusura e uno strato qua sopra che la rende impermeabile e resistente alla pioggia. Nel complesso mi piace tantissimo perché appunto sia che dobbiate andare a lavoro, quindi per farci stare dentro il computer, magari il pranzo che vi state portando e anche qualche documento, magari una giacca e un layer extra per quando andate in bici, sia che dobbiate trasportare un po' di cose, un po' di materiale, qualsiasi cosa, i suoi 20 litri sono la giusta capacità di carico per spostarvi in città per qualsiasi evenienza. Ultima cosa che io reputo veramente molto interessante è il fatto che gli spallacci siano facilmente removibili con una sorta di sistema a moschettone, quindi questo consente di facilitare il modo in cui noi trasportiamo lo zaino e di farci scegliere un po' come trasportarlo. Quindi per lo zaino è tutto, ma lui contiene un sacco di altre cose che voglio mostrarvi. Adesso cambiamo location e vi mostro che cos'altro vi consiglio. E tra i vostri utensili da avere sempre a portata in mano non può mancare un multitool. Piccolo, compatto, occupa pochissimo spazio e non deve davvero mai mancare perché vi può salvare veramente la vita o non rovinare un'uscita in bicicletta. Io uso questo della Crank Brothers F15 che mi piace tantissimo soprattutto perché la custodia è magnetica, quindi innanzitutto non rischiate di perdere i vostri utensili. Abbiamo un sacco di chiavi, per la precisione 7 chiavi BTR e poi il cacciavite a stella e piatto. Lo utilizzo da diverso tempo e gli utensili sono ancora come nuovi, quindi si vede che l'acciaio, i materiali utilizzati sono di ottima qualità. Ma secondo me una delle cose che non deve mai mancare e che vi può veramente salvare da un'uscita infelice in bicicletta sta qua, che è lo smaglia catena rimovibile, anche lui magneticamente si attacca, quindi è piccolino, non rischiate di perderlo. E in combinazione con una chiave di queste all'interno proprio dell'F15 è possibile utilizzarlo per rimuovere una maglia molto facilmente. Quindi avete in un unico attrezzo, in un unico posto, tutto quello che vi serve per smagliare appunto una catena con lo smaglia catena e metterne una nuova e quindi salvarvi in caso di rottura della catena. Da non sottovalutare avere un attrezzo come questi nel vostro kit di multitool, perché come avete visto il multitool è compatto, è leggero, ripeto, ottimo il fatto che sia magnetico, così non rischiate di perdere nessuno dei componenti. Qualità costruttiva ottima, io ve lo straconsiglio e lo trovate acquistabile online dal link che vi lascio in descrizione come tutti gli altri prodotti che vedrete all'interno di questo video. Un'altra cosa semplice ma utilissima è da avere sempre con sé durante le proprie uscite in bicicletta oppure se utilizzate la bici in città, da avere sempre in una borsa o magari nel vostro zaino,
è un kit antiforatura. Io ho questo vecchissimo della Decathlon, ma fa ancora egregiamente il proprio lavoro. Il mio è composto da tre semplici parti, ovvero tre leva copertoni molto spessi. Ricordatevi di scegliere o con un'anima in metallo oppure di plastica molto rigida. In questo modo, se il vostro copertone da levare è spesso, sarà più facile toglierlo. Dopodiché ho iniziato a utilizzare recentemente, sempre della Decathlon, delle toppe autoadesive. Io sono un po' più vecchia scuola, ero abituato al mastice e alle toppe classiche, però queste fanno veramente il loro lavoro. The last but not the least, una chiave per togliere la ruota quando bucate e per poi rimontarla, quindi scegliete bene le misure della vostra bicicletta. Un kit come questo, anche se è molto vecchio, fa davvero il suo lavoro, pesa pochissimo, è piccolissimo, minimo ingombro, massima resa. Portatelo sempre con voi e, se riuscite, portatevi anche una pompa di scorta per gonfiare la vostra nuova camera d'aria una volta che l'avrete montata sul copertone. Un'altra cosa che davvero non può mancare nelle vostre uscite in bicicletta in città è il casco, che vi ricordiamo non è obbligatorio per legge, ma che noi vi consigliamo sempre di indossare. Io utilizzo ormai da qualche mese questo casco della Abus Liban 2.0 Ace, che mi piace particolarmente per questa comoda visiera, che vi garantisce di sentire molto meno il vento freddo sulla faccia, e vi assicuro che utilizzarlo questo inverno è stato un vero piacere. Ma le caratteristiche non finiscono qua, perché è molto leggero, ha una struttura in EPS e calotta esterna stampata. La visibilità è molto buona grazie ai catari frangenti, ma soprattutto alla luce rossa posteriore con due modalità di illuminazione che aumenta la vostra visibilità. Proviamo poi 6 reti anti-insetto, che sono molto utili in realtà anche in inverno per contribuire a mantenere il calore all'interno della calotta, e poi sono facilmente rimovibili per avere una maggiore ventilazione, quindi una sensazione di maggior freschezza in mesi più caldi, magari in estate. Chiusura ad anello regolabile tramite questa rotella molto pratica, che garantisce di adattare il casco a qualsiasi dimensione della vostra testa, anche se comunque è disponibile in varie versioni. Troviamo poi una cosa che io adoro, che è la chiusura magnetica, ed è una cosa che a me piace davvero tanto e vi consiglio di cercare sui vostri caschi, perché una volta che la proverete, la classica clip, no, l'aggancio con la clip, vi sembra veramente un brutto ricordo. Per esempio in inverno è molto facile da agganciare anche con i guanti. Quindi vestibilità davvero ottima, regolazione perfetta. Ricordatevi di stringerlo molto bene in modo che sia aderente alla vostra testa, e si va a pedalare in città oppure dove volete. Se poi fa freddo, tirate giù la visiera, e anche con gli occhiali, perché è molto ampia, vi coprirà e vi darà riparo dal vento freddo, specialmente d'inverno. Un casco secondo me davvero completo, unito al fatto che secondo me, per le caratteristiche tecniche che ha, non costa davvero tanto ed è veramente molto leggero. Se andate molto spesso in città e dovete trasportare cose, ma anche banalmente per andare a lavoro, volete avere una portata maggiore e iniziare a trasportare più cose, beh, allora quello che vi serve è un portapacchi. Questo l'ho smontato dalla mia bici per mostrarvelo meglio, perché è un prodotto davvero molto interessante. Questo è il Carry More della XLC, e ha una serie di caratteristiche che lo rendono semplice ma davvero funzionale. Partiamo dal fatto che è molto leggero, 700 grammi, costruzione completamente in alluminio, che si adatta praticamente a qualsiasi bicicletta con attacchi. Partiamo dalla classica staffa a molla in questa posizione, che è molto interessante perché, a parte che è molto rigida, quindi vi permette di trasportare cose più o meno pesanti, ma semplicemente se dovete togliervi la giacca al volo e volete posizionarla, magari non avete tasche, non avete borse, semplicemente la stringete qui e lei sarà bella fissa senza rischio che vi cada. Semplice e interessante anche questa piastra, che serve per montare delle luci posteriori, quindi semplice ma funzionale. Questo pulsante blu invece serve a sganciare la piastra, che è possibile installare per rendere praticamente la superficie superiore del portapacchi completamente piatta, per utilizzarlo per magari installare qualcosa come una cassetta oppure un qualcosa per renderla in grado di trasportare magari volumi di carico maggiori. Ad esempio, so che alcuni la utilizzano per trasportare la cuccia del cane. Insomma, ci sono veramente tantissimi utilizzi. Poco peso,
portata fino a 25 kg ed è davvero secondo me qualcosa di interessante e di vecchio stile, che però in città può avere la sua utilità per trasportare più cose senza però per questo dover installare un portapacchi magari ingombrante, voluminoso e anche pesante. Come vedete, questo ha delle linee anche molto sottili, gradevoli, è un bel prodotto, completamente in alluminio, saldato a mano. Io ve lo straconsiglio, perché sia che dobbiate andare a lavoro o magari città, ad esempio trasportare la spesa, questo vi sarà veramente molto utile. Ma poi anche se volete utilizzarlo su una bicicletta per metterci le classiche borse da cicloturismo con cui potete trasportare veramente la qualsiasi, è un prodotto davvero molto interessante, non costa neanche tanto e vi cambierà la vita se lo utilizzate in città. Abbiamo accennato prima al discorso sicurezza con il casco, che è un accessorio che non è obbligatorio per legge. Sono invece obbligatorie per legge le luci da bicicletta da posizionare nella parte anteriore e nella parte posteriore. Io sto utilizzando ormai da un po' di tempo questa coppia di luci, questo kit della Lezyne. Abbiamo la Strip Rear e la Mega Drive 1800i, due luci che sono molto potenti perché al posteriore abbiamo fino a 150 lumen, mentre all'anteriore, ragazzi, abbiamo fino a 1800 lumen. Adesso il sole sta un po' calando, ma comunque vedete bene che possiamo vedere lo spot luminoso. Insomma, ci sono varie modalità di illuminazione, ma lei è molto molto potente, quindi potete fare affidamento su luci di questo tipo che vi assicurano non solo di essere visti, appunto la legge specifica che noi dobbiamo essere visti, ma vi permette anche di vedere molto bene, perché quando cercate una luce da bicicletta ricordatevi sempre di guardare che abbia un buonissimo spot luminoso per inquadrare bene il vostro senso di marcia. Partiamo dalla Lezyne Mega Drive 1800i. Abbiamo detto fino a 1800 lumen di potenza e fino a 148 ore di autonomia, impermeabile IPX7, ricaricabile via USB. La ricarica è resa impermeabile da questo gommino che si posiziona in questo modo. Costruzione completamente in alluminio che la rende veramente molto leggera e al tempo stesso in grado di dissipare tutto il calore che genera la batteria al suo interno. Un prodotto molto interessante. Qua davanti vediamo tre LED che servono appunto per illuminare. Viene modulata la luce sia in modalità flash che in modalità stabile fissa. Ci sono tantissime modalità di illuminazione e la trovo veramente un connubio perfetto tra portabilità, leggerezza e anche intensità luminosa. Non vi ho detto che si monta veramente molto facilmente con questa band elastica che permette di adattarsi praticamente a qualsiasi tipo di manubrio, e come potete vedere è un po' spessa, non è molto molto elastica, ma in realtà questa è una cosa positiva perché permette alla luce di rimanere stabile e fissa nel tempo, specialmente se la utilizzate in città e quindi magari avete a che fare con pavimentazione sconnessa come lastricati, pavé, magari anche qualche buca. Andiamo a vedere la sua sorella posteriore, che è la Strip Rear 150. A me piace tantissimo soprattutto per tutti i giochi di luminosità che ha, sembra veramente un albero di Natale, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante sono i suoi 150 lumen di potenza massima e un angolo, come riportato anche qui, fino a 270 gradi, quindi questo vi permette di essere veramente molto ben visti in strada. Quando scegliete le luci da bicicletta non dovete certamente lesinare sulla loro qualità, perché ragazzi vi salvano veramente la vita. Le strade, le automobili, le macchine di traffico generalmente sono molto pericolose per noi ciclisti, che siamo una parte vulnerabile di chi percorre la strada, la parte più vulnerabile e più a rischio. Quindi mi raccomando, spendete bene i vostri soldi, investiteli in qualcosa di qualità che vi duri nel tempo, ma soprattutto che vi assicuri di essere ben visti. Altre due caratteristiche al volo: anche lei è ricaricabile via USB. Cavetti sono in dotazione sia per questa che per l'altro modello che abbiamo visto prima, e in 53 grammi di peso, ragazzi, veramente una piuma, ha fino a 57 ore di autonomia. Non male, davvero niente male. Trovate anche di questa, come della sorella maggiore anteriore, i link in descrizione. E dopo aver parlato della vostra sicurezza con casco e luci, passiamo alla sicurezza non meno importante, ovvero quella della vostra bicicletta. Questo è l'Abus Bordo 6000. È un lucchetto pieghevole, diciamoci la verità, di lucchetti pieghevoli ce ne sono tantissimi sul mercato, anche Abus ha davvero tanti modelli diversi. Questo volevo presentarvelo perché ha una caratteristica che non si trova facilmente su altri modelli, ovvero ha un allarme acustico integrato. Ok, allora questa caratteristica è veramente particolare, ma andiamo con ordine. Partiamo dalle aste.
che sono pieghevoli in acciaio temprato, spessore 5 mm e con rivestimento extra morbido. È davvero morbido al tatto, magari a vederlo non rende l'idea, però anche appoggiate sulla superficie della bicicletta sono veramente morbide e non rovinano il telaio. In ogni caso, come avete visto, lei viene con la sua custodia, che è possibile agganciare mediante due fascette in qualsiasi posizione voi vogliate della vostra bicicletta, oppure avvitando semplicemente queste due viti, per esempio dove c'è l'alloggiamento solito della borraccia, facendo sì che lui non si muova e stando attenti che lui non sbatta in giro. Perché lui pesa 1,7 kg, che è veramente tanto, ma questo perché lui non solo è costruito completamente con le placche in acciaio temprato, ma anche perché la cassa dove c'è l'allarme, dove viene emesso l'allarme, che in questo alloggiamento superiore, è anch'essa in acciaio temprato, quindi antiscassinamento. Questo perché l'allarme è da 100 decibel, quindi è veramente molto rumoroso. Anzi, vi metto adesso una clip dove l'ho provato per farvi sentire un po' la sua rumorosità. Bene, come avete visto, insomma, il suono c'è e si fa sentire. Il suono parte da qua dentro, è alimentato da una batteria rimovibile e quindi è possibile cambiarla quando si è scaricata. E beh, insomma, ha una funzione che secondo me riesce a spaventare molto i ladri, e per 20 secondi voi avrete quel rumore fortissimo e insomma non è che questo farà rimuovere magicamente, scomparire magicamente chi vi sta cercando di rubare la bicicletta, ma sicuramente se voi, insieme a tutte le precauzioni del caso, quindi se avete parcheggiato la bicicletta in una posizione bene in vista, sicura, e avete soprattutto un lucchetto resistente come questo, unito al fatto che questo emette rumore, insomma è una garanzia in più per farvi sentire sicuri nel caso qualcuno si stia avvicinando alla vostra bicicletta. Come vedete, una volta aperto è molto ampio, molto più di altri lucchetti pieghevoli che ho utilizzato in passato, e quindi vi permette di prendere la classica rastrella di ferro, telaio e ruota anteriore della bicicletta. Una volta richiuso però è davvero molto compatto, è molto sottile e anche di dimensioni abbastanza contenute, devo dire la verità, per il suo peso e per quello che appunto è la sua portata complessiva per proteggere la vostra bicicletta. Noi, come vi dicevo, abbiamo scelto un modello abbastanza estremo e tra i più particolari che ci sono sul mercato. Vi ripetiamo appunto che di lucchetti ne esistono una quantità incredibile e che voi dovete sempre però prestare attenzione non solo alla qualità del lucchetto, ma anche e soprattutto a dove parcheggiate la bicicletta. Bene, siamo ritornati a casa, perché non è importante solamente essere attrezzati sulla strada, quindi portarsi dietro attrezzature ed equipaggiamento per girare in modo sicuro in bicicletta nelle nostre città, ma anche quando si ritorna a casa bisogna fare attenzione e soprattutto manutenzione alla propria bicicletta, proprio perché questa non diventi un mezzo pericoloso da guidare o che ci faccia sentire in pericolo. La bicicletta deve funzionare sempre correttamente, quindi in quest'ultima parte del video vi parlerò di pochi semplici strumenti da avere in casa che possono aiutarvi ad effettuare una corretta, costante e semplice ma fondamentale manutenzione della vostra bicicletta. E partiamo dal primo, che è una spazzola fatta apposta per pulire la bicicletta, e ha tutta una serie di spazzole che sono più o meno rigide per andare a pulire anche le parti più difficili da raggiungere della vostra bicicletta e rimuovere correttamente lo sporco. La costruzione è fatta apposta per facilitarvi nel utilizzare la spazzola per pulire la bici e quindi veramente raggiungere tutti i punti. E devo dire che questa della BBB Cycling Cassette Cleaner è semplice ma efficace. Vediamo adesso un altro prodotto della BBB Cycling, che è questo strumento che ad alcuni magari può sembrare un po' strano, ma in realtà è semplicissimo da usare ed è uno strumento per la pulizia della catena. Con pioggia, fango, sporco, terra, la catena è una delle prime cose che si sporca perché è molto vicina al terreno e quindi è facile che vada a sporcarsi e quindi a non funzionare più correttamente, perché se contiamo che poi anche le maglie sembrano fatte apposta per contenere lo sporco, c'è il rischio, specialmente se utilizzate la vostra bicicletta in città, magari in alcune zone un po' fangose, un po' disterrato, un po' di sporco, è inevitabile che qualcosa entri. Con questo strumento è possibile effettuare una manutenzione
semplice ma efficace della vostra catena, pulendola veramente in ogni centimetro. Come funziona? Bisogna mettere all'interno del contenitore, qua dentro, bisogna versare un detergente liquido per pulire la vostra catena, posizionare la catena della vostra bicicletta in prossimità di queste spazzole pulenti, in prossimità dell'apertura e della uscita del contenitore. Dopodiché bisognerà chiudere la scatola, che sopra qua ha altre spazzole, fissarla in questo modo in modo che non si muovano le spazzole e la catena soprattutto non esca, e dopodiché bisogna girare il pedale in modo tale da muovere la catena e farla muovere sulle spazzole, che girando tireranno su il liquido detergente, quindi contribuiranno insieme alla conformazione, il modo in cui sono costruite le spazzole, a pulire la catena. Insomma, sono due oggetti molto semplici ma molto efficaci da tenere sempre in casa per pulire, vi consiglio, la bicicletta almeno una volta ogni due, massimo tre settimane. Ma veniamo adesso all'ultimo prodotto che molti danno per scontato ma è importantissimo, ovvero la pompa per la bicicletta. Pompe per la bicicletta ce ne sono veramente di tutti i tipi sul mercato. Il mio consiglio è che innanzitutto abbia un indicatore della pressione. Su ogni copertone viene riportato il range al quale deve essere gonfiata, e quindi con un indicatore che si può consultare facilmente, perché basta guardare giù mentre si gonfia la vostra camera d'aria, è possibile gonfiarla alla pressione corretta, alla pressione desiderata. Questa floor pump della BBB Cycling mi piace tantissimo perché è leggera, ha una presa ergonomica e soprattutto ha il manometro per controllare la giusta pressione al quale dovete gonfiare la vostra camera d'aria. È disponibile anche in varie colorazioni e io questa la utilizzo a casa, mentre quando mi sposto in città utilizzo la sua sorella più piccola, che è il modello Samurai, e ragazzi, io la reputo veramente una mini pompa eccellente. Costruzione in metallo, veramente leggera, compatta, guardate quanto è piccola, e soprattutto, come per la sorella maggiore, può gonfiare sia le valvole Presta che quelle Schrader. Quindi semplice ma efficace, e soprattutto questa, essendo piccola, essendo compatta, ve la potete mettere facilmente in una borsa da bikepacking oppure magari nello zaino nel quale mettete anche il vostro kit antiforatura che abbiamo visto prima, e quindi essere sicuri che in caso di una foratura accidentale potete non solo riparare la camera d'aria ma potete anche gonfiarla e ripartire abbastanza velocemente. Quindi questi, ragazzi, erano i 10 prodotti di questo nostro 10 per focalizzato sul ciclismo urbano. Vi ricordo che sia io che i miei colleghi Sergio Viganò e Claudio Riotti abbiamo pubblicato altri 10 per dedicati ognuno al suo ambito, dalla mountain bike all'ambito più road e race. Ve li lascio qua sotto in descrizione, insieme vi ricordo ai link per acquistare direttamente tutti i prodotti che avete visto in questo video, i social di BC Live, e qua sotto trovate anche il pulsante per iscrivervi al canale, così da non perdervi i nostri prossimi video che, spoiler, usciranno a breve e abbiamo in testa dei prodotti veramente molto interessanti. A me non resta anche che invitarvi a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo sempre qui su questo canale prossimamente con nuovi test e video del mondo della bicicletta. Ragazzi,